pesanti qua quando aspettano. Più di un anno e tre mesi i residenti di via Andrea Costa a Pesaro attendono una seconda pensilina alla fermata dell'autobus. Dopo varie richieste di sollecitazioni rivolte al comune AMI, il comitato dei residenti si appella nuovamente per essere ascoltato. Da un anno e tre mesi la stiamo attendendo. Più volte ho parlato con l'assessore Enzo Belloni, il quale mi aveva rassicurato che si sarebbe dato da fare per al fine di contattare anche AMI, perché lui dice che appunto questa pensilina la deve, gliela deve fornire AMI. Però noi abbiamo fatto questa richiesta sia ad AMI che al Comune, quindi il Comune dovrebbe contattare AMI e sollecitarlo al fine di venire a installare questa pensilina, perché ripeto, un anno e tre mesi con 1.080 firme di cittadini è un po' una vergogna, direi. Noi abbiamo fatto questa richiesta appunto con 1.080 firme per venire incontro a tutte le esigenze dei cittadini che d'inverno con le intemperie, quindi a parte il freddo, ma le intemperie, l'estate sotto il sole cocente, devono attendere per diverso tempo in piedi alla fermata dell'autobus, quindi senza alcun riparo. E soprattutto fra questi firmatari abbiamo anche delle persone con disabilità, quindi a maggior ragione questa richiesta dovrebbe veramente venire esaudita il prima possibile, dovrebbe già essere stata esaudita, ma direi che a questo punto diventa vergognoso.